Un'altra giornata di festa, una bellissima manifestazione, ormai è un atto consolidato per la nostra amministrazione. Questo torneo Bagnera che ricorda sicuramente il grande matematico, ma ricorda anche l'ingegnere Bagnera e suo pronipote, nel rispetto della tradizione e della cultura. Siamo felici di aver dato la disponibilità dello stadio, che è uno stadio ormai nuovissimo, con il manto in erba sintetica, e sono orgoglioso di poter dire che i bambini oggi hanno colorato le gradinate in maniera splendida. Quindi viva il calcio, viva la tradizione culturale bagherese, viva la scuola Bagnera, ma sicuramente viva questi ragazzi che hanno riempito di colore la nostra giornata. Un momento importantissimo per la città, qui allo stadio comunale, con tutta con la partecipazione di tutte le scuole di Bagheria. È un momento che ormai è arrivato all'ennesima edizione, alla dodicesima edizione, e per Bagheria è un momento ormai un rito per ogni anno, ed è un momento importante perché riusciamo a mettere insieme lo sport e quindi i valori che lo sport porta, e le scuole elementari, che sono una grande risorsa per Bagheria. Quindi io volevo ringraziare tutti i dirigenti scolastici, volevo ringraziare tutti i docenti che hanno organizzato questa manifestazione, perché dietro c'è veramente una grossa organizzazione. E l'amministrazione comunale, con il nostro sindaco Sciortino, è stata sempre presente e attenta a questa manifestazione, per cui speriamo, ecco, di poterci essere per il prossimo anno. Siamo alla dodicesima edizione del torneo Bagnera. Io sono fiero di rappresentare questa manifestazione, perché grazie all'aiuto dell'amministrazione, degli enti di promozione sportiva e CONI, la federazione, riusciamo a dare 3 giorni di festa e 3 giorni di spettacolo. È una manifestazione che coinvolge sia i maschietti e le femminucce delle quarte e delle quinte. Partecipano tutti con entusiasmo e con molta sportività. C'è un po' di tutto, c'è un calcio, coreografie, balletti, una cosa bellissima per Bagheria, che fa onore alla nostra città e all'amministrazione comunale.